Maison Paris è un brand che io amo veramente tanto. Ho 8 profumi in full size più alcuni formati viaggio, ma onestamente spesso quando navigo online devo tenermi, altrimenti ne comprerei almeno un'altra ventina. Io proprio non so come facciano, ma riescono ogni volta a creare dei profumi così eleganti, raffinati, evocativi, che a volte inducono proprio dipendenza. Mi è successo lo scorso inverno con Shams Oud. Lo mettevo in continuazione tutti i giorni, anche prima di andare a letto. E gli altri proprio per un periodo li ho veramente snobbati. È vero che la mia collezione era un po' più snella l'anno scorso, però insomma, Shams Oud mi aveva proprio stregato. Ad ogni modo, sapete già che la notorietà dei Maison è dovuta per la maggior parte ai profumi legati al mondo della pelle, del cuoio, e primo fra tutti i best-seller del brand da quasi 10 anni è il blasonato African Leather. Ma ce ne sono molti altri che appartengono alla collezione Queer Nomad e oggi ve li racconto tutti. Sono tanti ragazzi, quindi mettetevi comodi e partiamo! Inizierò da quelli che mi piacciono meno fino ad arrivare poi ai miei preferiti. Al decimo posto della mia personale classifica si trova Iberian Leather, profumo ispirato alla penisola iberica con un riferimento speciale a Cordoba, città dell'Andalusia rinomata per la lavorazione del cuoio. Credo lui sia quello un po' più difficile da indossare, ovviamente dal mio punto di vista. Definitivamente un profumo molto molto maschile, davvero stavolta lo vedo difficile da indossare da una donna. Ma sicuramente è un profumo che fa piacere annusare sugli altri. Ha un'apertura quasi devastante, passatemi il termine, un po' medicinale, dove le note di base permeano immediatamente il profumo nella sua interezza. Un cuoio che sembra alcolico, fortemente balsamico, grazie alla presenza proprio di balsamo d'abete. Addensato da un oud energico, vigoroso, ma grezzo, per nulla raffinato. Un oud piuttosto orientale, ma allo stesso tempo arricchito di legni e spezie, tra le quali spiccano zafferano, coriandolo, chiodi di garofano e cannella. Il muschio di quercia insieme al patchouli conferiscono al cuoio un aroma terroso e appunto muschiato, anche se vogliamo leggermente affumicato, portando il profumo ad un alto livello di calore. Non so come dirvi, è un profumo molto caldo. In sostanza, per me, Iberian Leather, dopo che l'apertura si è placata, diventa un bel profumo cuoiato, caldo speziato, dove io non avverto però la componente floreale che risulta essere in piramide, ma potrebbe essere anche un problema relativo al mio naso. Diciamo che per me è un profumo un po' monolitico, ecco, non sento una grandissima evoluzione e ripeto, lo trovo al 100% un profumo maschile anche piuttosto rude. Sicuramente ci sarà chi lo definisce un profumo elegante. Allora, per me potrebbe anche esserlo, ma non ne ha proprio tutte le caratteristiche che io cerco in una fragranza quando la definisco elegante. Ripeto, sono impressioni molto personali e soggettive, però c'è da dire che lui ha delle performance bestiali, soprattutto in termini di durata, è davvero molto molto longevo sulla pelle. Il nono posto per me invece è giusto per Sicilian Leather. Appena l'ho spruzzato la prima volta, anzi, ci sono rimasta quasi male perché il primo minuto, secondo me, insomma, è un po' bruttino. Assomiglia ad uno spray contro le punture di insetti, perdonate, ma io cioè, dico quello che penso. Però per fortuna dopo un paio di minuti poi cambia notevolmente. È ispirato, ovviamente, è dedicato alla nostra meravigliosa Sicilia ed inizia con un densissimo mix di accordi agrumati, limone, bergamotto e arancia amara, molto stridente e molto acuto. Mi ricorda molto l'odore amarognolo di quando prendete dall'albero dell'arancio amaro qualche foglia ed iniziate a stropicciarla con le mani. Ecco, apro una parentesi, spesso io vi parlo dei profumi con delle metafore che hanno molto a che vedere con il mondo della natura e dei suoi odori. E questo succede perché io sono praticamente cresciuta in campagna e quindi ho sperimentato una miriade di odori naturali, veri.
e da circa 3 anni sono tornata a vivere leggermente fuori città, di nuovo in campagna, circondata da alberi, fiori, erbe spontanee, eccetera eccetera. E quindi quando vi dico ci sento un tal odore o l'altro, è perché ce lo sento veramente. E tra l'altro ho pure un maestoso albero di arancia amaro fuori casa che adoro, quindi vabbè, se vi dico l'odore della foglia dell'arancia amaro è perché proprio la conosco molto bene. Chiusa parentesi. Quindi questa sua apertura così stridente, ovvio che si placa in quanto a potenza, però non si perde mai come essenza, anzi si può dire che vada sempre più nella direzione della foglia che in quella del frutto. Quindi qui non troviamo un succo d'arancia, assolutamente no. Poi ovviamente arriva il contrasto con l'accordo di pelle, che è stato aggiunto di spezie e violetta. Violetta che però non assume le classiche sfumature polverose, bensì vira sul verde, quasi da orto più che da giardino. Ecco. Il cuoio di suo non sarebbe molto graffiante, ma l'accordo di testa non è che lasci tanto scampo, diciamo che è pervaso per tutto il tempo dalla sfumatura amarognola di questi agrumi che non se ne va mai, ed è molto rinfrescato dai toni verdi di appunto delle foglie di violetta, con anche una leggera punta speziata. Ci sono dei legni ovviamente e altri elementi come il patchouli eccetera eccetera, però ecco, io per esempio il patchouli non riesco proprio a sentirlo. Ripeto, quello che mi arriva è questo cuoio agrumato, acerbo, verde, un po' balsamico, leggermente legnoso ma fresco e vivace. Un bel profumo sicuramente, però non è entrato a far parte della mia wishlist. Saliamo in 8ª posizione con Russian Leather, del quale io ho un decant gentilmente offerto da una profumeria. Forse questo è il più verde di tutta la collezione dei Queer Nomad. È ispirato da un regno di steppe desolate, foreste infinite e pianure ghiacciate, dove l'audacia della vita vegetale è proprio esaltata in tutta la sua gloria. La felce che sfida la tundra ispira un accordo fougère che si prende veramente il posto d'onore nella fragranza. È un profumo profondamente evocativo, nel quale io ritrovo perfettamente l'ispirazione e la descrizione. Il richiamo della foresta, aghi di pino, distese di ghiaccio e neve, una temperatura molto sotto lo zero, uomini che sfidano condizioni estreme, licheni, lupi. Ecco, questo profumo ti dà proprio la sensazione del freddo, del bosco d'inverno, con una fortissima prevalenza di felce e pino e note verdi dovute a piante aromatiche come rosmarino e salvia, basilico e lavanda. Ci sento anche tanta menta e sfumature resinose che mi ricordano proprio l'odore dei cipressi. Il cuoio qui è di sottofondo, lo si avverte ma in modo davvero molto sottile, bisogna proprio andarlo a cercare, diciamo così. Ed è un cuoio innevato, congelato, molto particolare, non so come spiegarmi. In apertura io lo trovo davvero un profumo spettacolare, però poi non mi piace molto il dry down, in quanto su di me rimane piuttosto presente la dimensione balsamica mentolata, che è quella che amo di meno. Quindi anche se sono stata un po' in dubbio, diciamo così, alla fine non l'ho preso in full size per questo motivo, e anche perché non lo vedo molto unisex ma piuttosto maschile. Però non è detta l'ultima, perché lo sapete che io ogni tanto esco di fuori di testa. Performance molto buone, nella media comunque abbastanza alta dei Memo Paris. Al 7º posto c'è French Leather, che vi dico la verità, mi piace molto, è un bel profumo, magari non così unico, però ben fatto. Però mi è sempre un po' deluso tutte le volte che l'ho indossato, per via di un sillage veramente debole e di una durata molto molto scarsa. Avendo ricevuto 2 flaconcini da 5 ml in omaggio, ecco, non ritengo necessario il suo acquisto in full size, anche perché poi il dry down, beh, me lo avvicina a più di una fragranza che ho già in collezione. Ecco, lui dovrebbe incarnare la quintessenza dell'essere francesi, l'elegante disinvoltura, lo charme, lo stile, il fascino, tutte caratteristiche
che hanno cercato di immettere in questo profumo attraverso una predominante essenza di lime e rosa, mescolata ad una pelle molto morbida per richiamare quella proprio che si trova all'interno di una borsetta. In effetti non si può negare che riesca nel suo intento. French Leather è davvero chic, elegante, composto e allo stesso tempo un po' presuntuoso. La sua è una rosa poco innocente, direi piuttosto seducente, ammaliante, perché è davvero ben armonizzata con una pelle piuttosto realistica ed intensa. Ed una volta che questi due elementi si sono incontrati, beh, non c'è più speranza per nessuno. Si avverte, sì, una sfumatura un po' piccantina all'inizio, un po' vagamente speziata, ma ripeto, poi è tutto cuoio e rosa. Un gran bel profumo da sentire almeno per conoscenza, anche da avere volendo, ma ripeto, io per il momento passo. In sesta posizione troviamo Irish Leather, un altro dei best seller di questa collezione di MMO Paris. John Molloy, il cofondatore del brand, è irlandese e Irish Leather è un po' un cenno proprio alle sue origini. Ispirato alle immense distese verdi di una terra tanto affascinante, immaginando di percorrerla a cavallo con il vento che scivola addosso ai vestiti, sotto un sole timido che si affaccia da un cielo un po' nuvoloso. Ginepro, erba mate e accordo di cuoio. Questi sono i tre elementi sui quali si fonda il profumo e non ci si può aspettare molto di più, ma quel poco che c'è è davvero ben fatto. Ha una apertura fortemente aromatica, molto ariosa, a tratti dolciastra, a tratti amarognola. Il cuoio che io sento mi piace molto, lo ritengo però un cuoio piuttosto umido, non il solito cuoio secco e graffiante. Un cuoio quasi bagnato che si sta asciugando al vento appoggiato su un albero in mezzo ad una distesa erbosa. Ed infatti si avverte anche una certa sfumatura legnosa, ma non esageratamente. Ciò che esce e rimane del profumo piuttosto è la sua anima verde, aromatica e leggermente cuoiata. Nel dry down si ammorbidisce ancora di più questo cuoio umido e sembra proprio che non riesca ad asciugarsi, a seccarsi. Come vi dicevo, è un profumo abbastanza semplice, però ben fatto, fresco, ben bilanciato e con un profilo, diciamo così, abbastanza classicheggiante. Non è uno dei miei preferiti in assoluto, ma comunque lo ritengo sempre degno di un assaggio. Da adesso in poi le cose si fanno più interessanti, siamo infatti arrivati alla quinta posizione che nella mia personale classifica è occupata da lui, African Leather. Spero che non rimaniate delusi se l'ho confinato al quinto posto, ma per quanto lui mi piaccia non è ancora il mio preferito, infatti io ho il formato viaggio e ancora non l'ho terminato. Sicuramente il 90% di voi già lo conosce, quindi non è che mi voglio dilungare troppo su di lui. È ispirato al continente africano, quindi vuole richiamare deserti, laghi, arbusti, savane e mangrovie, stagioni secche, stagioni piovose e tutta una fauna maestosa con le sue pelli. Ecco, è un bellissimo accordo di cardamomo, zafferano e geranio ad aprire le danze. E una dimensione calda e speziata che viene poi esaltata dall'accordo di cuoio per dare vita ad una pelle selvaggia, proprio la pelle degli animali più imponenti che esistano al mondo. Ma per quanto abbiano cercato di rendere African Leather un profumo selvatico, secondo me invece hanno creato una fragranza elegante e piuttosto addomesticata. C'è tanta cannella che va proprio a braccetto con il cardamomo e questa speziatura io la trovo davvero splendida. Inoltre avverto anche il patchouli come nota che gira intorno alle spezie ed una punta di oud, ma niente di così aggressivo. In fondo anche lui ha un profumo tenue e bilanciatissimo tra il suo essere un profumo caldo ed un profumo fresco. Sembra una contraddizione in termini, ma è proprio la realtà, ragazzi, è così. Però se è uno dei best seller, diciamo, un motivo ci sarà, quindi probabilmente anche molti di voi lo hanno. Ditemi la verità. Il mio quarto posto spetta a Moroccan Leather.
ispirato a Chefchaouen, una città del Marocco fondata nel XV secolo da esiliati provenienti maggiormente dall'Andalusia, che viene definita la città blu per via della tipica colorazione azzurra delle sue case. La sua apertura è galvanizzante. Si viene da subito pervasi da un bellissimo accordo cuoiato scamosciato, che però è intriso di verde con una punta di piccantezza succosa grazie a zenzero e mandarino. Ma non finisce qui! Infatti io avverto tantissimo una sfumatura polverosa, data ovviamente sempre dall'iris. Però non è la solita polverosità un po' asfissiante tipica di questo fiore. Qui è molto ariosa, tanto verde e tanto pulita. E poi una base ambrata con muschio e tonka non fa altro che andare a rinforzare quella sensazione di vellutata morbidezza che caratterizza il profumo sin da principio. Un profumo piuttosto maturo, un po' rustico, magari non il più raffinato o elegante della serie dei Leder. Anzi, ha quasi dei piccoli sobbalzi cinerei a volte. Mi fa pensare all'odore del viso di un uomo che dopo essersi rasato ed aver applicato un dopo barba alla lavanda fuma una sigaretta. E quell'odore un po' secco del fumo gli rimane addosso, mescolandosi con gli aromi freschi dei prodotti che ha usato. Come vedete io, ecco, ho il full size perché lo trovo uno dei più belli ed interessanti di tutta la serie. Ovviamente anche uno dei più particolari, anche se in realtà credo sia uno dei meno venduti, ma come al solito a me piacciono le cose strane. Comunque ha una buona durata, però il sillage è un po' deboluccio ed è un profumo più da giorno che da sera, secondo me, adatto appunto ad un uso quotidiano. Però è bellissimo, molto più di tanti altri che vengono osannati dalla massa e che spesso insomma sono così insulsi. Ma questo mondo dei profumi è proprio strano, più vado avanti e più me ne rendo conto. Però non voglio fare polemiche, quindi mi compro profumi che mi piacciono, chi se ne frega se non ne parla nessuno. Finalmente siamo giunti al podio, al terzo posto io ho messo Ocean Leather, la pelle più acquatica che ho mai sentito in vita mia, e nonostante questa caratteristica ho trovato stupenda al punto tale da volerla comprare. La destinazione è il blu infinito dell'oceano alla ricerca del più maestoso cetaceo che vi abita, la balena. Ocean Leather si presenta subito come un profumo fresco, spumeggiante, con una bellissima apertura esperidata, dove l'olio di mandarino ha una sfaccettatura piuttosto dolce e si combina molto velocemente con alcune spezie che lo rendono meno scontato, come la noce moscata, ma anche con erbe aromatiche tipiche del Mediterraneo, come salvia e basilico. Una punta di cuoio arriva dopo qualche minuto, davvero lieve, accompagnata da un accento floreale di violetta, ma entrambi questi due elementi rimangono molto in sottofondo, senza nulla togliere all'ariosità che contraddistingue questo profumo. Un piccolo contributo è dato anche dai legni, ma anche se fanno da contorno in maniera discreta alla sua apertura di freschezza oceanica misurata sulle note del mandarino. Io non sono una grande amante delle note marine, anzi, dopo 40 Notes di Xerjoff, lui è il secondo profumo che ho deciso di acquistare in tema vagamente acquatico marino, perché non ha niente di fuori misura. È profondo e morbido, delicato ma anche presente, e soprattutto è un profumo che ovviamente adoro indossare d'estate, anche perché per la sua natura è indicatissimo proprio per tale periodo. E non è solamente un profumo da giorno, anzi l'estate scorsa l'ho indossato anche di sera e mi è molto piaciuto sinceramente. Devo dire che mi ha stupito anche un po' la sua buona durata, molto buona durata, e un sillage anche piuttosto discreto. Ovviamente non è un annone, insomma, però secondo me è perfetto così. Gli ultimi due rimasti per me sono entrambi i numeri 1, ma quello che segue lo metto al secondo posto per un motivo banalissimo, perché non l'ho ancora preso in full size, nonostante sia stato uno dei primissimi che avevo in wishlist. È Italian Leather. Giuro che non è campanilismo il fatto che si trovi al secondo che vale come il primo posto, è proprio stupendo, stupendo a dir poco. C'è una freschezza verde iniziale perché è stato usato un olio di foglie di pomodoro, quale simbolo più rappresentativo per il nostro paese della pomarola, no?
Ma non abbiate paura, da esperta di raccolta di pomodori vi posso assicurare che non avrete l'odore della foglia del pomodoro addosso, tranquilli. Sicuramente è un elemento che dona un primo aspetto verde ed aromatico, ma viene subito ammorbidito da una bella assoluta di vaniglia che però non lo addolcisce troppo, anzi. Vi dirò che la vaniglia si fa sentire maggiormente molto più in là quando il dry down è avanzato di qualche ora. Quindi abbiamo questa freschezza verde ed aromatica, ma leggermente addolcita, che viene magnificata da una pelle raffinatissima, che sa di puro lusso e che su di me ha quasi un effetto narcotizzante, nel senso che mi dà delle sensazioni di appagatezza, di calma, io non so perché. La suggestione del brand ci racconta di una gita in campagna su una decappottabile durante una giornata estiva. E poi di un pisolino sui sedili in pelle dell'auto. A me non richiama un'immagine del genere, piuttosto mi fa pensare ad un lussuosissimo negozio di borse, o meglio ad una borsa preziosa realizzata a mano con quel suo tipico odore di pelle nuova, costosissima, che non è ancora stata contaminata da troppe mani umane. Almeno nelle prime 3-4 ore, perché poi, come vi accennavo qualche minuto fa, nel dry down questa lussuosissima borsa uscita dalla sua nicchia viene appoggiata sul tavolo di una pasticceria ed assume tutti i sentori di una nuvola vanigliata. Ma a mio parere è proprio questo perfetto bilanciamento tra il verde aromatico iniziale, la pelle lussuosa e la vaniglia delicata che lo rende un profumo unico, bellissimo e che non può mancare in una collezione che si rispetti. Sono molto soddisfatta di come lo hanno realizzato, mi sento quasi orgogliosa che si chiami proprio Italian Leather. E per forza di cose sul gradino più alto del podio c'è Oriental Leather, che credo forse sia uno dei meno venduti anche lui di tutta la linea. Sicuramente è un profumo di cui si parla pochissimo. Oriental Leather si apre con una esplosione di lavanda, una lavanda speziata con la cannella, che gli conferisce un'atmosfera prettamente aromatica. Una miscela tra il resinoso ed il vegetale, con punte quasi di balsamicità, dove la lavanda non ha niente a che vedere con quella degli aromi classici di lavanda da barbershop. Un'apertura che mi fa pensare ad un orizzonte illimitato e luminosissimo. Inizialmente è piuttosto coriaceo, ma poi andando avanti subentra il cuoio suadentissimo, morbido, tenero come una pelle scamosciata, fuso nel cuore ricco di olio di geranio e patchouli che si uniscono all'apertura fresca e aromatizzata rendendola quasi dolce, quasi come se anche qui ci fosse una punta di vaniglia a dare corpo a tale dolcezza. È un profumo che dona senso di calore, di vissuto. Lui a mio parere è un profumo piuttosto unico, in particolare, che non si sente molto spesso. Quella sua sensualità, quasi mascolina all'inizio, si scioglie poi in un caldo abbraccio di morbidezza, con la pelle che sembra quasi sparire ad un certo punto, tanto delicata è la sua natura. La sua sfaccettatura aromatica non viene sopraffatta dalle spezie che lo definiscono orientale, ma senza che questo significhi oscurità o fumosità. No, Oriental Leather è e rimane fino in fondo un profumo luminosissimo, scintillante, fresco, ma capace però anche di dare calore. Di nuovo perfettamente bilanciato e moderato, squisitamente elegante ed unisex. Uno dei più belli di tutti i profumi di tutte le collezioni di Memo Paris, almeno per me. E abbiamo finito! Anche oggi il video è andato un po' per le lunghe, io non so come facciano altri creators a parlare di 10 profumi in 10 minuti. Cosa mai si può riuscire a dire di una creazione tanto elaborata come un profumo in 60 secondi? Beh, io non ci riesco, forse perché non ho il dono della sintesi, non so, ditemelo voi. Spero di non avervi annoiato troppo e di essere riuscita a svelarvi un po' i segreti di tutte le pelli di Memo Paris. Se avete qualche ulteriore domanda, sono a vostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un bacio alla foglia di pomodoro, alla pummarola e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!